Ci troviamo di fronte a una delle pale più importanti, una delle opere d'arte più importanti che abbiamo qui al Museo Civico, il Museo di tutti i Pistoiesi, il Museo della città di Pistoia. È una anche delle più antiche, risale intorno alla metà del 200 ed è la famosa pala cuspidata di San Francesco. Doveva essere realizzata. È stata realizzata proprio per la chiesa di San Francesco, o meglio, in origine per quella che si chiamava Santa Maria al Prato, prima della costruzione dell'attuale chiesa di San Francesco che risale agli anni 90 del 200, perché le chiese francescane in origine non erano affrescate come siamo abituati a vederle, ma avevano, cioè riportavano, erano molto semplici, ricalcavano appunto cioè la regola, cioè francescana, appunto erano quindi chiese molto spoglie, molto povere, e conservavano delle pale di questo tipo. Opere di questo genere in area umbro-toscana, come furono realizzate intorno alla metà del 200, ce ne sono rimaste molto poche. Sono circa 4-5. Una di queste, e sinceramente una delle più belle, è proprio conservata qui a Pistoia, è questa qua. Rappresenta il santo a figura intera al centro e 8 storie della vita del santo e di alcuni eventi avvenuti dopo la morte di San Francesco. Sono due tipologie iconografiche diverse. La prima, quella che viene chiamata imago, ovvero la rappresentazione del santo a figura intera. La seconde, cioè le seconde, appunto, vengono invece chiamate storie, ovvero cioè le storie che vi ho raccontato e che ora andremo a vedere nel dettaglio. Sono due rappresentazioni non solo iconografiche, cioè diverse, ma anche stilistiche, direi proprio culturali. La prima ha a che fare con il mondo bizantino, l'imago, che viene appunto dalla rappresentazione per esempio degli apostoli con il Vangelo nella mano sinistra e la mano dal palmo aperto. Le seconde invece sono rappresentazioni occidentali, latine, hanno a che fare appunto con le storie della vita e i miracoli post-morte. Andiamole a vedere cioè, più da vicino però. In questo caso il santo è rappresentato con i suoi attributi, il saio francescano, il Vangelo, il cordone, la tonsura, la barba, anche se questo dipinto che risale intorno agli anni 60 del 200, lo potremmo cioè datare secondo le ultime attribuzioni che lo vogliono appunto a Coppo di Marcovaldo e forse al suo entourage, il volto, dicevo, cioè del santo non è un ritratto dal vero, cioè come si potrebbe cioè pensare, perché appunto cioè realizzato a pochi decenni dalla morte del santo, ma invece è una rappresentazione stilistica, formale, perché al tempo, nella pittura del 200, la riconoscibilità di una figura era dettata dagli attributi e quindi in questo caso la tonsura, la barba, l'abito, ma soprattutto gli stimmati che il santo cioè riporta e manifesta sul dorso delle mani, sui palmi e sul dorso dei piedi. Andiamo a vedere le storie, ovvero le quattro vicende, quattro cioè delle vicende accadute a San Francesco durante la sua vita, e i quattro miracoli post mortem.
Guardiamo la prima, l'approvazione della regola, dove vediamo il santo inginocchiato davanti al pontefice che gli porge il libro con la regola e il pontefice, ammantato di rosso, il colore dei potenti, che con la mano destra impartisce una benedizione, o meglio, attua quel gesto chiamato del benedicere, ovvero della parola. Cosa sta dicendo? Sta approvando appunto la regola francescana. Qui sotto abbiamo un'iconografia piuttosto originale rispetto alle storie delle altre palestre francescane che conosciamo, per esempio quella famosa di Pescia, antecedente a questa, di Buonaventura degli Indieri, ovvero il santo che predica alle folle. Solitamente invece in questa rappresentazione viene sostituita dalla predicazione degli uccelli, che forse viene ricordata all'interno del pluteo, dell'ambone, cioè di questo pulpito dal quale il santo predica, dove vengono appunto rappresentati due piccoli uccelli. La stigmatizzazione, ovvero il santo che riceve le stigmate da una croce infuocata sostenuta da cherubini, e qua sotto l'ultima vicenda della vita, cioè del santo, ovvero il sovrapasso, la morte. San Francesco viene adagiato su un ricco baldacchino, un ricco catafalco drappeggiato di rosso. Alcuni suoi confratelli sostengono dei cenni funebri, altri lo stanno piangendo, e una piccola folla sta operando una liturgia funebre. Questi altri invece sono i quattro miracoli post mortem, quattro dei numerosi miracoli attribuiti al santo dopo la sua morte, ovvero il miracolo della bambina dalla testa flessa, cosiddetta, o dal collo torto. La vediamo qui, la bambina nata deforme con un collo flesso, la madre che sta invocando l'intercessione, cioè del santo, che avviene come per miracolo appunto, e vediamo la madre uscirsene felice, tenendo in collo la bimba che batte le mani dalla felicità. In quest'altra rappresentazione vediamo la guarigione di altri infermi, così come questa, che forse è una delle più famose, ovvero la guarigione del paralitico Bartolomeo da Narni. La vicenda agiografica vuole che Bartolomeo, in quel di Narni, appunto addormentatosi sotto un noce, si fosse risvegliato, impossibilitato a camminare. E il santo gli apparve in sogno e gli indicò di raggiungere la fonte, la sorgente delle acque di Narni, che tutt'oggi sono note per i loro poteri curativi, e in quell'occasione il paralitico Bartolomeo venne guarito, e qui lo vediamo andarsene, cioè tornarsene a casa con le stampelle tenute sulla spalla. L'ultimo dei miracoli avvenuti dopo la morte del santo è quella della guarigione degli ossessi. In questo caso una donna indemoniata, con i capelli scomposti, dalla cui bocca stanno uscendo due diavoli neri. Possiamo notare anche come il pittore
rappresentò le espressioni delle figure all'interno di questa circomposizione, espressioni di meraviglia da parte di questo confratello più anziano, di stupore da parte di questi più giovani, o addirittura di paura, di terrore.